Buon pomeriggio a tutti voi ascoltatori di Radio Saiuz, ben trovati per questa nuova diretta di Spazio Aperto con Antonella Intrenò e Ugo Lombardi. Saluto subito la regia, saluto Ugo Moreno. Ciao Ugo. Buonasera, buonasera a tutti quanti. Grazie per il tuo supporto tecnico, sempre preziosissimo. Saluto Massimo Bonella, editorialista di PianetaOggiTV.net da Venezia. Ciao Massimo. Sì, buonasera, ciao a tutti. E do il benvenuto agli ospiti di questo pomeriggio. Per galanteria inizio dalle signore, naturalmente. Abbiamo in linea Margherita Furlan, caporedattrice di Pandora TV. Buonasera Margherita. E Buonasera, buonasera a tutti. diamo il benvenuto a Franco Fracassi, giornalista, autore del libro Isis, la storia non autorizzata. Buonasera, dottor Fracassi, benvenuto. Buonasera. Ringrazio naturalmente gli ospiti per aver accettato l'invito di questo pomeriggio. Passo immediatamente la linea a Ugo Moreno per i saluti al network e di seguito a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti. Prego, Ugo. Ti ringrazio Antonella. Come tutti sapete, Radio Saiuz si avvale della collaborazione di altre web radio che ci demandano, come dice anche il buon Saiuz, il segnale. Sono appunto Radio Reno Web da Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri da Salgareda in provincia di Treviso, Radio Isso da Modena, Radio Valdichiana dalla Valdichiana, ultima ma non ultima, Modena Noi Radio appunto da Modena. Ci si può seguire tranquillamente sul nostro sito www.radiosites.it tramite la web TV e anche sulla pagina Facebook di Radio Science. Inoltre, voglio sempre ricordare che per qualunque domanda si può scrivere alla chat sia di Radio Science del sito sia quella di Facebook. Siamo inoltre raggiungibili tramite SMS o messaggio WhatsApp al numero 393 788 0195. Ripeto il numero 393 788 0195. A te la parola. Grazie Ugo, la rigiro subito a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti. Prego Massimo. Sì, grazie. Prendiamo la linea qui da Venezia. Un saluto circolare a voi tutti. Dunque, le news, quella che emerge in primo piano è la seguente. Possibile trasferirlo il ministro degli esteri britannico? Dunque, parliamo del caso di Charlie Johnson, del caso del bambino inglese. Dunque, il ministro degli esteri britannico ha comunicato al ministro Alfano che ragioni legali impediscono di accogliere la richiesta di ricoverare al bambino Gesù Charlie Gard, il bimbo di 10 mesi che, affetto da una malattia rarissima, vive attaccato ad un respiratore. L'ospedale inglese potrebbe accettare il trasferimento solo se il bambino Gesù fosse disposto a eseguire la sentenza della Corte Suprema, ha detto la presidente del bambino Gesù, sottolineando che si tratta di un'ipotesi inaccettabile. Intanto i medici dell'ospedale romano stanno lavorando a un protocollo per il trattamento sperimentale della malattia di Charlie. Veniamo un attimo alla nostra, diciamo così, testata PianetaOggiTV.net, alcune programmazioni degne di porle sotto i riflettori. Dunque, in primissimo piano, dalla Russia, pensate, questa è una notizia veramente incredibile, dalla Russia i delfini della madre cosmica. 12 delfini hanno portato su dal mare l'immagine della Vergine. E ciò che gli uomini non sono capaci e non vogliono fare, lo fanno i delfini, creature del mare senza dubbio più evolute spiritualmente dell'uomo stesso. Poi a seguire il nostro settimanale, quello che va in onda anche sul circuito. Scusate, ma sento un ritorno di voci in cuffia. No, adesso non stavo parlando, per cui ho spento. Dimmi velocemente. No, ho letto la lettera di Gita. Sì, allora parliamo Scusate, ma io qui non riesco ad andare avanti perché sento voci di ritorno in cuffia. Devo Margherita, sospendere. se ci senti, sarebbe opportuno spegnere il microfono un istante. Ecco, forse Massimo, possiamo andare avanti. Allora, riprendiamo le notizie, dunque in testa alla trasmissione Spazio Aperto, qui dalla redazione di Pianeta Oggi TV, che ricordo collabora con RST Radio Science TV. Dicevo una notizia che è dell'incredibile, la riprendiamo, che forse non si è capito bene. Dalla Russia i delfini della madre cosmica. 12 delfini hanno portato su dal mare l'immagine della Vergine. Si prosegue, dunque, eravamo arrivati qui al settimanale da Palmanova, l'arte
uccide la mafia. Dunque, interviste a Giorgio Bongiovanni, direttore di antimafia2000.com, a seguire poi Cristian Sergo, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, i ragazzi di Our Voice con Mara Testasecca dell'associazione Funima International che attualmente segue i ragazzi Our Voice. Trasmissione che va in collaborazione col circuito RST Radio Science, circuito online, e altri seguono il circuito del digitale terrestre, praticamente da Telecarnia fino all'Umbria, fino praticamente alle porte di Roma. Ecco, ci vedono in centro-nord-est. A seguire un altro settimanale abbiamo da Mestre Venezia la presentazione del libro del professor Michele Boato dal titolo Quelli delle cause vinte. E qui abbiamo l'intervista appunto al professor Michele Boato. Poi ancora la presentazione di un'associazione molto importante del veneziano che si chiama Agape, intervista alla presidente Antonella Nalesso Bagagiolo, e a seguire anche alcune considerazioni sempre del professor Michele Boato, noto ambientalista, noto anche a livello nazionale. Vi segnalo poi alcuni brani di un intervento molto importante di Giulietto Chiesa, che è stato invitato all'incontro sulla situazione geopolitica internazionale organizzato dal Movimento 5 Stelle a Monserrato lo scorso 24 giugno. C'è anche un riferimento alle frequenze RTV italiane, molto interessante, che noi ci interessa moltissimo. Ecco, vedete a taglio medio ecco, immortalata l'immagine di Giulietto Chiesa. Questo programma in collaborazione con Pandora TV di Roma. È alle 18.38, non ho altro, vediamo se ho delle ultime notizie, se ho delle ultime ore, ma vedo che non c'è nulla degno di essere portato sotto i riflettori. Noi ci sentiamo dunque per gli aggiornamenti a fine trasmissione, vuol dire alle 19.25 circa. Vi segnalo alle 22 la nuova trasmissione, la pagina dall'Istria, nuova trasmissione, nuove news che ci provengono dall'Istria, dalla vicina regione dell'Istria, in collaborazione con Unione Italiana, sempre all'interno della trasmissione Osservatorio Antimafia. Lina, che ora ritorna a Bari, Antonella Intranò e Ugo Lombardi, a voi. Grazie Massimo Bonello. Allora, torniamo qui nel nostro studio virtuale assieme a Franco Fracassi, come vi annunciavo in apertura, giornalista da 28 anni, reporter investigativo e di guerra, autore del libro ISIS, la storia non autorizzata, ma anche di numerosi altri libri e documentari di successo anche internazionali. Per ricordarne qualcheduno, il Quarto Reich, G8 Gate, l'Internazionale Nera, fino ad occuparsi addirittura dei fatti dell'11 settembre e della guerra che ha sostanzialmente dilaniato la ex Jugoslavia. Tra l'altro, inciso, dottor Fracassi mi corregga se sbaglio, a tal proposito lei ha realizzato un'inchiesta che poi è stata di supporto alla realizzazione di un film che non è mai stato proiettato, prodotto. Sì, ho fatto varie inchieste di film che poi non sono mai stati, non hanno, diciamo, sono esaurite lì, nel senso, raccolto tante le informazioni, ma per vari motivi non sono mai trasformate in film, sì. Ecco, questo lo diciamo perché è bene anticipare, anzi entrare subito nel merito della conversazione che faremo insieme quest'oggi. Quest'oggi parleremo di ISIS, come avrete capito ascoltatori, ma ecco, ne parleremo non solo da un punto di vista storico, nel senso che tenteremo di capire qual è la vera natura, da dove è nato, come si è sviluppato e come sopravvive. Tenteremo soprattutto di capire quali sono le tecniche comunicative che lo hanno reso il terrore mondiale che è diventato, perché alla base di tutto, come voi siete abituati a sentirci ripetere più volte, c'è la cattiva informazione, quindi la creazione di una immagine che deve diventare poi l'immagine che va bene per tutti, anche se molto spesso, come in questo caso, non risponde poi alla realtà dei fatti. Quindi cerchiamo di andare per gradi, dottor Fracassi, e cominciamo col capire da dove nasce l'ISIS, che cos'è, se ne sente tanto parlare, se ne sente dire tanto, più o meno sempre le stesse cose, ma in realtà da dove nasce? Allora, l'ISIS è nato in Iraq in seguito al graduale abbandono da parte degli Stati Uniti dell'Iraq. È nato in alcune prigioni, in particolare una, alcune prigioni speciali statunitensi. Che cosa erano le prigioni speciali? Erano delle prigioni
del modello di Abu Ghraib, tanto per capirsi, per chi si ricorda lo scandalo di quella prigione, una prigione in cui venivano detenuti presunti terroristi e in cui non vigeva nessun tipo di diritto internazionale, insomma, queste persone potevano essere torturate, poteva essere fatto qualsiasi abuso nei confronti dei prigionieri. Ce ne erano varie in Iraq, erano gestite dagli americani e in una di queste prigioni si trovavano, erano stati messi una serie di personaggi che erano, diciamo, personaggi che appartenevano alla galassia del, diciamo, del fondamentalismo islamico. Uno di questi era al-Baghdadi. Gli americani, il problema è che all'interno di queste prigioni ogni detenuto, oltre a essere alla bisogna torturato, aveva trattamenti differenti, non erano tutti quanti trattati nello stesso modo. In particolare non erano trattati nello stesso modo i personaggi più di spicco della galassia del fondamentalismo, perché secondo testimonianze degli stessi militari americani, secondo dei rapporti ufficiali, i vertici del fondamentalismo islamico in Iraq erano lasciati liberi di circolare, di incontrarsi all'interno di questa prigione. Alcuni hanno definito, diciamo, una sorta di salotto del fondamentalismo la prigione, ed era il luogo, non è che venivano reclutate persone, veniva organizzato un nuovo soggetto che non era ancora esistito fino a quel momento, che poi si chiamerà ISIS. L'ISIS andava dentro, addirittura al-Baghdadi era considerato una sorta di direttore ombra della prigione, faceva quello che voleva, incontrava chi gli pareva. E dopodiché, poco prima dell'abbandono dell'Iraq da parte delle truppe ufficiali statunitensi, gli americani hanno liberato tutti i loro prigionieri, almeno quelli più importanti. E queste persone si sono trovate improvvisamente libere con uno scheletro di organizzazione fondamentalista già messa in piedi, con tutti quanti i legami che dovevano essere creati, già creati, e quindi da lì, diciamo, il passo è stato breve. Certo. Diciamo che questo carcere speciale, che era un carcere di massima sicurezza, con le truppe speciali americane che lo controllavano, è stato il vero e proprio incubatore dell'ISIS. La componente ideologica che ha dato vita a questa organizzazione terroristica, come può essere definita? Qual è? Beh, la componente ideologica è una, diciamo, una componente salafita, nel senso è una corrente dell'Islam, anzi la corrente di una corrente estremista dell'Islam, che è il wahhabismo. I salafiti in più ci aggiungono, rispetto ai wahhabiti, che sono, non saprei nemmeno come definiti, sono dei personaggi che interpretano il Corano, nemmeno fossero all'epoca di Maometto, e hanno la missione di evangelizzare tutto il mondo. In più i salafiti ci mettono le armi, il fatto che queste cose vanno fatte militarmente, vanno uccisi gli infedeli, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, l'ISIS non ha fatto altro che istituzionalizzare una galassia molto vaga, che era quella di Al-Qaeda, cioè Al-Qaeda alla fine chiunque poteva dire di essere di Al-Qaeda, di istituzionalizzare questa galassia e dargli un territorio. Questo fatto, che appunto del territorio, è stato molto importante per questa evoluzione del terrorismo, perché ha attratto soggetti da tutto il mondo, cioè c'era un luogo dove chiunque poteva andare e partecipare, diciamo, all'impresa. Certo. Invece con Al-Qaeda era una cosa molto più eterea da questo punto di vista. Quindi Al-Qaeda non ha raccolto occidentali, non so come dire, non ha raccolto europei,
mentre invece l'ISIS ha attratto migliaia e migliaia di europei che finalmente sapevano dove andare. Quindi, dottor Fracassi, mi pare di capire che questa prigione fosse un punto di incontro e magari quando poi gli americani hanno lasciato il territorio, i relativi carcerati venivano messi fuori non perché avessero scontato la pena, ma perché i carcerieri andavano via, o sbaglio? Sì, però è stata una cosa fatta con malizia, nel senso che hanno liberati insieme. Anche la mia domanda è fatta con malizia. E poi quello che io ho detto è che le truppe ufficiali sono state ritirate, cioè Obama ha chiuso la parentesi irachena ritirando l'esercito degli Stati Uniti d'America. Dopodiché sul territorio sono rimasti migliaia, decine di migliaia di militari americani che però appartengono a società private, quindi diciamo che in qualche modo gli americani hanno continuato a controllare il territorio e avere rapporti con questi personaggi, ma non ufficialmente. Questo insomma non può fare a meno di suscitare la domanda: che tipo di rapporti e soprattutto perché? Allora, che tipo di rapporti? Diciamo rapporti anche abbastanza stretti, nel senso che lo stesso senatore John McCain, che è una sorta di ministro degli esteri ombra degli Stati Uniti, almeno lo è stato fino all'ultimo l'ultima presidenza Obama, non so come adesso con Trump non si prende tanto, insomma, però diciamo fino all'ultima presidenza Obama era il vero ministro degli esteri degli Stati Uniti. John McCain ha incontrato personalmente, non ha mai negato questa cosa, anzi il suo assistente ha confermato che lui è andato a questo incontro, ha incontrato personalmente al-Baghdadi e tutti i vertici dell'ISIS. Quindi diciamo che è un rapporto che è coltivato in via diretta in qualche modo. In più la cosa è che questo incontro è avvenuto quando in Siria c'era già la guerra civile, ma quando l'ISIS ancora non era un soggetto pesante all'interno dello scacchiere medio orientale, era un soggetto semi sconosciuto. Non aveva ancora conquistato il nord dell'Iraq, non aveva ancora conquistato la parte della Siria, cioè non esisteva ancora come Stato, non esisteva ancora militarmente. Questo incontro avviene, e questo è un altro tassello importante, prima di quello che è avvenuto in Ucraina, cioè della guerra civile ucraina, del colpo di Stato e della successiva guerra civile ucraina. Perché l'ISIS nasce con l'Ucraina. Ecco. Probabilmente se non ci fosse stata la guerra civile in Ucraina, l'ISIS non esisterebbe come Stato. L'ISIS nasce con l'Ucraina e con la Libia. La Libia ha, diciamo, ha permesso ai combattenti dell'ISIS di addestrarsi, perché lì sono stati impiantati i principali campi di addestramento dell'ISIS e tuttora alcuni di questi esistono ancora. E poi la parte militare vera e propria, cioè quella che gli ha permesso di avere un esercito, esiste grazie all'Ucraina, e l'ISIS ha dato un contributo alla guerra civile ucraina, che non è diciamo estraneo a quella guerra civile, nemmeno estraneo all'offensiva che le forze armate ufficiali ucraine hanno lanciato verso chi si opponeva all'attuale governo, insomma. Quindi sostanzialmente cosa e chi ha consentito questo salto di qualità? Perché trasformarsi nell'organizzazione più importante, se vogliamo, un'organizzazione che, come diceva lei poc'anzi, addirittura riesce a coinvolgere persone di estrazione culturale lontanissima, i cosiddetti foreign fighters, no? Che giungono da tutte le parti del mondo e si uniscono a questa organizzazione terroristica. Come è stato possibile che l'ISIS abbia trovato tutto questo terreno fertile? L'ISIS è riuscita a fare questo salto di qualità
appunto perché, a differenza delle altre organizzazioni terroristiche, è riuscita a mettere su un esercito vero e proprio, e gli uomini ce l'aveva, il problema è che non aveva le armi e non aveva, immagino, le anche il denaro. Sì, anche il denaro è fondamentale. Però se uno c'ha un sacco di soldi e non c'ha le armi, le munizioni, non c'è niente con quei soldi. Cioè, il denaro è stato un mezzo, le armi, le munizioni, a cui non è che si può accedere così, cioè, non è che uno, certo, una pistola magari la puoi comprare al mercato nero, ma non è che puoi comprare 100 carri armati al mercato nero, ecco. Cioè, certo, devi e nemmeno sostenere una guerra di ormai 3 anni comprando le cose qua e là dove le trovi. Allora, per riuscire a sostenere una guerra per così lungo tempo, bisogna avere la struttura logistica per poterla sostenere. Certo. E nella cosa particolare bisogna avere le armi e le munizioni, perché tu puoi avere 100 carri armati, ma dopo una settimana finire le munizioni per quei carri armati, e quindi quei carri armati diventano inservibili. Le munizioni devono arrivare costantemente, per questo deve esserci una grande organizzazione logistica, cioè ci deve essere una struttura che fornisce senza sosta munizioni all'ISIS. Ma dottore, ma e lo fa da 3 anni. E chi è? No, no, diceva che prima c'era le forze, insomma, l'esercito c'era, le armi no, ma diciamo i partecipanti, i combattenti, insomma, cosa li attirava? Un potere ideologico, il denaro, la voglia di identità? Beh, c'era un po' di tutto, nel senso che molti che sono entrati nell'ISIS erano ex militari delle forze armate di Saddam Hussein, che si sentivano vessate per il modo con cui sono stati trattati dopo la guerra del 2003, c'erano veri fondamentalisti islamici, insomma, a differenza di quegli altri che magari lo facevano per altri motivi, c'erano persone, non so, siriani, che, perché esiste comunque una parte all'interno della Siria, comunque esistevano persone che non erano, che erano in totale disaccordo con il governo con la presidenza di Assad, eccetera, eccetera. Ci sono tantissimi soggetti differenti, poi c'erano musulmani arrivati dappertutto, insomma, sia dal Medio Oriente che dal resto del mondo, e poi alcune migliaia di foreign fighters arrivati anche dall'Europa o dagli Stati Uniti e dal Canada. Tutti, il problema è che, appunto, ripeto, perché si parla sempre di, non so come dire, perché bisogna bombardare l'ISIS, perché bisogna combatterlo, il problema è che per combattere qualcuno è come quando si litiga, cioè, si fa botte con qualcuno, si fa botte quando tu dai un cazzotto a una persona e quella persona te lo ridà, perché se dai solamente i cazzotti te non stai facendo a botte, stai picchiando qualcuno. Quindi quando stai combattendo contro qualcuno, si presuppone che quell'altra persona combatta. Allora, quella persona, qualsiasi soggetto al mondo non è in grado di combattere per 3 anni, ma nemmeno per un mese, se non ha un continuo e costante rifornimento di munizioni. E non si parla mai di questo. Da dove arrivano le munizioni? Chi gliele fornisce? La struttura logistica per fargliele arrivare, che è una cosa molto complessa, cioè è un gruppo di scalzacani che decidono di fare una guerriglia, non riescono a reggere una cosa del genere, cioè è una struttura complessa, anche perché non è, certo, non è che arrivano dietro l'angolo, arrivano da lontano. Tutta quanta questa qui non solo esiste, ma viene permessa, cioè, e viene permesso anche il passaggio di queste munizioni, oltre le armi. Poi si può anche discutere dei soldi, ma già solo questo punto qui, perché se uno togliesse le munizioni oggi all'ISIS, l'ISIS entro la fine dell'estate non esiste più, perché non ha più munizioni da sparare. Difatti era proprio questa la domanda, cioè la struttura logistica come viene sostenuta? Chi fornisce? La struttura logistica esiste perché esiste l'Ucraina. Senza l'Ucraina l'ISIS non esisterebbe. Quindi significa che
gli eventuali possedimenti di territori con pozzi di petrolio, oppure magari altre operazioni che sono state definite poco chiare, poco lecite, grazie alle quali dovrebbero aver preso soldi, sarebbero stati utili per far soldi, diciamo, vengono meno di fronte ad una prospettiva di finanziamento fatto dall'Ucraina. No, l'Ucraina non finanzia nulla, l'Ucraina non caccia la mira. L'ISIS produce reddito attraverso la vendita del petrolio, attraverso una serie di altre cose. Ovviamente adesso è tutto un po' più complicato perché c'è una guerra nelle zone, insomma, anche intorno alle zone dove sono questi pozzi petroliferi, quindi è tutto più complicato, ma a prescindere da quello si dice però l'ISIS è finanziato dai paesi del Golfo. Allora, trovo macchinosa la cosa che, mettiamo l'Arabia Saudita, dia dei soldi, o il Kuwait, o che so io, il Qatar e così via, diano dei soldi all'ISIS, e non è semplice ovviamente, perché non è che l'ISIS ha le banche in giro per il mondo, eccetera, eccetera, quindi gli devono portare, non si sa nemmeno come faccio a darglieli, e poi l'ISIS si deve dare a un altro soggetto per acquistare le armi e tutti i beni che gli servono. E il nodo sta soltanto lì: la maggior parte dei soldi non vengono dati all'ISIS, vengono dati a chi fornisce soldi, chi fornisce, diciamo, le armi e tutto il resto all'ISIS, cioè non passano proprio per l'ISIS. L'Arabia Saudita non ha bisogno di dare i soldi al Baghdadi, l'Arabia Saudita dà i soldi a chi dà le armi al Baghdadi, e questo soggetto qui è l'Ucraina, cioè le armi vengono da lì. Le armi vengono da una città che si chiama Dniepropetrovsk, dal nord-est dell'Ucraina. Cosa? Perché ha interesse a fare questo l'Ucraina? Avrebbe non interesse. È che ha interesse l'Ucraina, hanno interesse gli Stati Uniti, che è un'altra quindi cosa. È un intermediario, insomma. Cioè, McCain, l'incontro che è avvenuto nel nord della Siria tra McCain e i vertici dell'ISIS è avvenuto prima del colpo di Stato in Ucraina. Mm-hmm. Cioè, sì, adesso sto nel campo delle supposizioni, ovviamente, perché noi non so cosa si siano detti, però la coincidenza, c'è quell'incontro, poi succede quello che succede in Ucraina, e succede grazie alla strategia di McCain. Cioè, dietro quel colpo di Stato, dietro quella guerra civile, non ci sono gli Stati Uniti in quanto tali, perché non è che gli Stati Uniti sono, ci sono gli Stati Uniti di McCain, che è un'altra cosa ancora. E McCain fa quello che fa, quando gli servono gli uomini per combattere, arriva un intero battaglione dalla Siria, dell'ISIS, a combattere per conquistare quella città. Cioè, è una cosa. L'ISIS diciamo, ha come obiettivo uccidere tutti gli infedeli. Bene, mettiamola in questi termini qui. Ideologicamente sarebbe così. Vuole uccidere tutti gli infedeli. Allora, un soggetto che vuole uccidere tutti gli infedeli, per quale motivo si deve mettere? Deve mandare centinaia, se non qualche migliaio di soldati, visto che ne ha bisogno sul territorio, per aiutare un governo cristiano a combattere con un altro governo cristiano, se la vogliamo mettere, diciamo, in questi termini. Non ha senso, peraltro a migliaia di chilometri di distanza arrivano questi qui. Perché improvvisamente arrivano un intero battaglione dell'ISIS in Ucraina e si mettono a combattere a fianco dei neonazisti che arrivano, insomma, neonazisti ucraini e altre cose, delle truppe del governo di Kiev? È una cosa che non ha senso. Non ha senso se viene preso l'episodio così isolato. Se invece si va a vedere dove vanno a combattere, ovvero per conquistare la città di Dniepropetrovsk, e che cosa vuol dire quella città? Quella città è la più grande, lì c'è il più grande apparato militare, industriale, tecnologico dell'ex Unione Sovietica, e anche della Russia. Cioè, la Russia continuava a acquistare, a produrre armi in Ucraina, lì, e quelle
e quel posto è stato quella città, è stata la prima città a essere conquistata. E appena quella città è stata conquistata, sono partiti qua insomma, passato qualche giorno, sono incominciati a partire i treni carichi di carri armati, di ogni sorta di armi pesanti, non fucili e mitragliatori, ma insomma armi vere con cui si fanno le guerre. Sono incominciati a partire questi treni in direzione di Odessa, che nel frattempo era stata liberata anche Odessa. Da Odessa le navi che sono arrivate in Turchia, dalla Turchia le navi che hanno portato tutto quanto nel nord della Siria e nel nord dell'Iraq. A distanza di meno di una settimana da questo inizio di flusso di armi, l'ISIS ha lanciato la sua offensiva in Iraq, che prima non esisteva l'ISIS come esercito. L'ISIS ha iniziato a esistere come esercito dopo questo episodio. Quindi le navi e le armi sono transitate dalla Turchia? Sì. Ecco, allora la Turchia fa parte della NATO? Certo. Sì. Allora che rapporto c'è tra Turchia e ISIS? Cioè voglio dire, se un paese della NATO, no, fa transitare, e non credo che fossero inconsapevoli della destinazione finale. No. La Turchia peraltro è il soggetto che addestrava e sta addestrando l'ISIS in Libia, perché tutti parlano appunto in Libia, ci sono tante fazioni, ma in Libia sì. Ci sono tre diciamo giocatori stranieri che hanno un ruolo fondamentale: uno è l'Egitto, uno è il Qatar e la terza è la Turchia. La Turchia è quella che gestisce i campi di addestramento dell'ISIS in Libia dal 2011. Sì. E Erdogan attraverso l'ISIS ha portato la Turchia ad avere un ruolo nel Medio Oriente che non aveva prima, oltre a tutti i traffici, le cose che fa lui, eccetera eccetera. In più ha acquisito nei confronti degli, non tanto degli Stati Uniti, ma di quel potere degli Stati Uniti che è legato al senatore John McCain, quindi a un gruppo di potere negli Stati Uniti, una forza che non aveva prima. O quantomeno l'aveva persa dopo la guerra fredda. Quindi insomma ha assunto un ruolo logistico evidentemente fondamentale in tutta questa faccenda. Beh, avrebbe voglia di chiedersi chi ha fatto il colpo di Stato, chi ha tentato di fare il colpo di Stato in Turchia allora. Se stiamo in Turchia rimaniamo in Turchia, a un certo punto. Dottore, non lo so, la mia impressione è che lo stesso lo sia fatto da solo, o quantomeno abbia fatto un'altra cosa, abbia avuto le informazioni, sarebbe stato un colpo di Stato, l'ha lasciato fare, però è stato organizzato per sventarlo, insomma è come prendere un rapinatore in flagranza di reato. No, la polizia sì, sa che sì, sì, avverrà una rapina, si appostano appena quelli entrano in banca, li acchiappano. Più o meno credo sia andata in questa maniera. Questo perché poi naturalmente gli ha consentito di fare quello che ha fatto immediatamente dopo, quindi era propedeutico, diciamo così. E in tutta questa storia però naturalmente chi gioca un ruolo fondamentale è l'informazione, perché come dicevamo dell'ISIS si è raccontato, si racconta molto, ma a mettere in fila le notizie ci rendiamo conto che sono sempre le stesse e sempre proposte in una data maniera. C'è una strategia comunicativa ben precisa di fondo? Sì, perché l'ISIS ha messo sotto contratto una delle più grandi agenzie di comunicazione del mondo. La cosa può sembrare appunto un po' buffa, cioè, l'ISIS che mette sotto contratto un'agenzia di comunicazione, però è esattamente quello che è successo. Diciamo che noi abbiamo, da quando esiste l'ISIS, noi abbiamo una visione dell'ISIS esattamente uguale a quella che l'ISIS vuole trasmetterci. Siamo noi che giudichiamo l'ISIS, ma è l'ISIS che fa sì che noi lo giudichiamo in un certo modo. Certo. È la comunicazione che viene data attraverso il tagliamento delle gole.
e il sangue che viene buttato sulle cineprese, sulle telecamere, cosa ci vogliono dire così? Ci vogliono terrorizzare. Il terrorismo, perché si chiama terrorismo? Cioè la parola, perché dentro c'è la parola terrore, cioè uno deve sempre prendere le parole, è molto importante. Chi è terrorista vuole incutere terrore, vuole gettare in panico i suoi bersagli, e quello fa parte della loro strategia di comunicazione. Però la cosa importante è che al di là di quello che ci possa suscitare personalmente, insomma, il pensiero dell'ISIS magari può variare da soggetto a soggetto a seconda del luogo del mondo in cui ci troviamo. La cosa importante è che non siamo noi arbitri del nostro pensiero sull'ISIS, ma è l'ISIS a indurci il nostro pensiero sull'ISIS, perché è attraverso la comunicazione che viene gestita in maniera mirabile. Infatti viene fornita un'informazione che appare il più delle volte ripetitiva e sensazionalistica, no? Proprio vuole andare a colpire la parte più ancestrale, andare a risvegliare, a tenere vive le paure più recondite di ogni essere umano. Ma quindi le chiedo, tutto quello che viene raccontato, quanto e come viene recepito dall'ascoltatore, dal fruitore medio dell'informazione? E questo non glielo so dire, perché questo dovremmo chiedere, dovremmo fare dei sondaggi, dovremmo chiedere in giro, però diciamo che è difficile raccontare qualcosa dell'ISIS di diverso rispetto a quello che raccontano i principali media mondiali, ma diciamo non rispetto al solito, per cui c'è, diciamo, una sorta di input e tutti raccontano la stessa cosa, come avviene su tanti fatti e tante cose che accadono in giro per il mondo, ma semplicemente perché esiste un monopolio dell'informazione alla fonte, e quindi tutti hanno le stesse notizie, o quantomeno una brava agenzia di comunicazione, e la Purpose, che è un'agenzia di comunicazione britannica e quella sotto contratto dell'ISIS, è un'ottima agenzia di comunicazione, sa come imbrogliare tutti i media. Cioè non è che il New York Times o la Repubblica o il Le Monde sono, in questo caso, dei giornali che vogliono truffare i loro lettori, insomma. Semplicemente che non so come dire, sono dei, senza che si offendano, dei polli che hanno abboccato all'amo che gli è stato gettato, insomma, cioè sono esattamente caduti nella trappola comunicativa che gli è stata fornita, perché chi l'ha fornita ci sa fare. Certo. E a tal proposito chiamo in causa la nostra altra ospite, Margherita Furlan, che ricordo è caporedattrice di Pandora TV. Margherita, ci sei? Sì, ci sono. Ecco, perfetto. Allora, Pandora TV, col suo lavoro, ha analizzato tantissimi filmati. Ce ne sono stati alcuni, in particolare quello sugli elmetti bianchi, correggimi se sbaglio, Margherita, su YouTube viene trovato col titolo Elmetti bianchi Al-Qaeda con lifting americano. Margherita, chi sono gli elmetti bianchi che si vedono appunto in quel filmato e come operano in Siria? C'è stato un momento durante il quale se ne è parlato moltissimo. Beh, innanzitutto inizierei con il dire che ad unirmi a quello che diceva Franco Fracassi, c'è un'agenzia di stampa, un'agenzia comunicativa molto importante, pagata dall'ISIS, che ha contribuito a creare un certo tipo di informazione a cui i mass media internazionali sono tutti quanti andati dietro per diversi motivi. Ci sono stati poi anche dei canali logistici di armi, ci sono stati dei canali di trasporto del petrolio, ci sono tuttora, li abbiamo visti chiaramente dalle immagini che ci ha mostrato l'aviazione russa dopo l'inizio del suo intervento, quando c'erano queste file, abbiamo visto queste file di camion che passavano attraverso il confine con la Turchia. Sappiamo che ci sono
dei finanziamenti che provengono, veri e propri, che provengono dai cosiddetti, noi li abbiamo chiamati paesi canaglia, come il Qatar, come l'Arabia Saudita, al di là del fatto che adesso siano in lite tra di loro, ma evidentemente se sono in lite tra di loro ci sono dei motivi sotterranei che noi non conosciamo. Sappiamo anche che ci sono degli esponenti negli Stati Uniti che tra di loro si stanno facendo la lotta, che la pensano in maniera diversa. Non possiamo più forse chiamare, definire la politica unilaterale degli Stati Uniti. Possiamo forse dire che a Washington, piuttosto che negli Stati Uniti, ci sono diversi gruppi di potere che cercano di influenzare la politica degli Stati Uniti in diversi modi. Ogni tanto anche alla Casa Bianca sfugge qualcosa, soprattutto in Siria. Gli elmetti bianchi fanno parte in qualche modo di tutta questa struttura, di tutta questa scena che si è venuta a creare, che fa parte della società dello spettacolo in cui noi viviamo. Gli elmetti bianchi, entra in quel discorso comunicativo creato ad arte di cui parlavamo poc'anzi, in cui l'ISIS è una parte, di cui l'ISIS è una parte fondamentale, è dire è una finestra esplicativa di questa società dello spettacolo. E gli elmetti bianchi ci cascono a fagiolo, anzi sono stati creati ad hoc, perché entrano in scena esattamente in Siria negli ultimi anni, sono un'organizzazione, un NG, sono in gran parte finanziate dal governo britannico e dal governo degli Stati Uniti. Di preciso, gli Stati Uniti solamente nel 2016 hanno fornito 23 milioni di dollari agli elmetti bianchi. Per fare cosa? Per essere presenti nel territorio e creare un certo tipo di informazione. C'è innanzitutto da dire che gli elmetti bianchi sono stati nominati al Nobel per la pace, hanno vinto il Nobel alternativo in Svezia, hanno vinto l'Oscar a Hollywood come miglior documentario corto. E quindi se ne è sentito parlare molto degli elmetti bianchi negli ultimi tempi, ma la loro presenza nel territorio siriano è stata esclusivamente nel territorio in cui ha operato al-Nusra. Al-Nusra è la filiale, una filiale siriana di Al-Qaeda. Al-Nusra poi ora non si chiama neanche più Al-Nusra, sono un gruppo terroristico, in qualche modo diciamo affiliato all'ISIS, per non entrare proprio nella storia perché diventerebbe troppo complicato spiegare tutta la questione. Ora non si chiamano più così, ogni mese cambiano nome per non essere identificati. Comunque sostanzialmente sono dei terroristi la cui provenienza è Al-Qaeda, Al-Qaeda da noi conosciuta per gli attentati dell'11 di settembre, i cosiddetti attentati alle Torri Gemelle, quindi teoricamente il nemico. Questi elmetti bianchi hanno sempre operato solo ed esclusivamente nelle zone in cui ha operato al-Nusra. Hanno sempre richiesto di implementare la no-fly zone in Siria, e se noi ci ricordiamo la no-fly zone è stata quella che ha ammazzato, ha creato il caos in Libia. La no-fly zone sarebbe quella cosa che non consentirebbe più a nessun aereo di bombardare l'ISIS, quindi non consentirebbe nessun movimento da parte dell'aviazione né siriana né da parte dell'aviazione russa, che in qualche modo hanno ammazzato negli ultimi mesi, in particolar modo la testa di comando dell'ISIS. E non solo la no-fly zone peggiorerebbe in maniera importante la già gravosa situazione del popolo siriano, che è soggetto a sanzioni da parte dell'Unione Europea, da parte degli Stati Uniti d'America, perché noi non, occidentali, non dimentichiamolo che aiutiamo a portare le armi, aiutiamo a fare tante cose, però mettiamo le sanzioni al popolo, il quale popolo non può ricevere nutrimento. Noi non possiamo neanche inviare dei finanziamenti al popolo siriano, perché a causa di queste sanzioni non possiamo inviare dei soldi nel circuito bancario alla Siria, non possiamo neanche inviare dei medicinali, e quindi ci sono delle epidemie
nella popolazione a causa di queste sanzioni. Una no-fly zone ovviamente farebbe in modo che non si potessero far arrivare alla gente degli alimenti qualsiasi, neanche attraverso dei paracadute, per esempio. Quindi è un discorso molto importante questo. Cosa hanno fatto questi elmetti bianchi? Hanno agito come strumento di propaganda dell'ISIS, nonché dei governi degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, per giustificare l'intervento militare in Siria e per provocare un cambiamento di regime a Damasco. Il regime change si chiama. Un altro episodio, Margherita, che è ancora molto vivo nella memoria perché risale solo qualche mese fa, è stato l'utilizzo proprio del gas sarin in Siria. E ecco. In questo caso, anche in questa vicenda, proseguendo il discorso, c'erano presenti gli elmetti bianchi. Infatti. Gli elmetti bianchi hanno inventato delle atrocità governative, quindi siriane, da parte del governo siriano, incredibili, proprio per incoraggiare un intervento militare esterno, per giustificarlo, per chiedere a noi Occidente intervenite, perché Bashar al-Assad sta ammazzando la sua gente con il gas sarin in diversi modi. Strano però che ogni volta che ci sono stati propagati dei video dove ci sono delle atrocità cosiddette, c'erano sempre presenti dei membri delle persone che operano negli elmetti bianchi. Strana questa cosa. E così è successo anche nel famoso attacco di aprile, perché voi ricorderete che il 7 di aprile scorso gli Stati Uniti d'America hanno bombardato la Siria con 59 missili. Non è una cosa che succede tutti i giorni. La giustificazione è stata: ma qualche giorno prima il governo siriano ha bombardato il suo popolo con il gas sarin. Da dove è nata la notizia? È nata dagli elmetti bianchi, che ci hanno fatto vedere un video dove loro erano presenti, dicono, per aiutare la popolazione, ma guarda caso erano presenti senza mascherine. Noi sappiamo che il gas sarin, per essere presenti con il gas in una logistica dove c'è il gas sarin, dovremmo avere non solo le mascherine, ma dovremmo avere proprio delle tute, dovremmo essere completamente coperti. Certo, lì non c'era nessuna copertura. Queste persone c'erano. Il governo siriano ha chiesto che venite a controllare sia nella base, e venite da cui sarebbero partiti gli aerei con il gas sarin, e venite a controllare anche il luogo del bombardamento. Gliel'hanno chiesto agli Stati Uniti, gliel'hanno chiesto anche l'Associazione per la difesa contro le armi chimiche, un'associazione internazionale. Si sono rifiutati. La richiesta proveniva anche dal governo di Mosca, senza una motivazione precisa, hanno ritenuto che non fosse necessario andare ad indagare. Di conseguenza, noi non abbiamo un'indagine che ci dica c'è stato un bombardamento con il gas sarin. Abbiamo solamente questo video che ci mostra delle bombe e che ci mostra gli elmetti bianchi senza nessuna protezione. Non abbiamo nient'altro. Eppure il mainstream, tutto mondiale per intero, ha dato la notizia che Bashar al-Assad ha bombardato con le armi chimiche, con il gas sarin, e di conseguenza gli Stati Uniti hanno bombardato la Siria con 59 missili. E questo per noi è un fatto. Tutto questo sembra rientrare sempre... Scusa Margherita, non ti sento più. Sì, prego. Ecco, no, non ti sentivo più. Stavi concludendo il tuo discorso? No, finito. Dicevo che quindi tutto questo rientra in questo discorso comunicativo che è fondamentale. Ma allora chiedo ad entrambi, visto che entrambi siete giornalisti ed entrambi siete vi occupate di informazione, possibile che siano tutti polli, come lei diceva poc'anzi, dottor Fracassi? Possibile che tutti quanti abbocchino? Allora, diciamo che in alcuni casi non è una colpa essere pollo, nel senso è una condizione, ma
se io mi trovo, se io non ho mai visto il gioco delle tre carte e mi trovo di fronte a un qualcuno mi fa il gioco delle tre carte e ci casco, insomma, diciamo che è lì, ho una bravo responsabilità a farmi cercare. Relativa, va bene. Sì, è una responsabilità relativa, prima cosa. Secondo, le agenzie di comunicazione, che sono quelle che dettano alla fine i pensieri dell'opinione pubblica mondiale, non sono i governi, non sono, sono le agenzie di comunicazione, non sono i giornali, sono agenzie di comunicazione, hanno nel corso degli ultimi decenni affinato così tante loro tecniche, hanno così tanti strumenti e forza d'urto finanziaria, di personale, eccetera, 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 che sanno esattamente tutti i passi che devono fare per imbrigliare i media nelle falle del sistema dell'informazione. Il sistema dell'informazione è un sistema molto fragile, sempre più attaccabile. Se dobbiamo fare un paragone con qualcosa, mi viene in mente internet, no? Dove ci sono hacker, sì, che imperversano ovunque. Ecco, sì. E mettiamo che il sistema di comunicazione è un sistema molto aperto come internet, dove vigono una serie di regole e consuetudini che sono le principali falle del sistema, e dove non è stato, dove è stata messa una password che è 1, 2, 3, 4, ecco, e quindi diciamo ci si può accedere facilmente, e una volta che si è dentro, una volta che uno è dentro il computer di qualcun altro, gli modifica il computer come vuole. Questo non è che toglie le responsabilità ai media, perché sono i media che hanno creato questo sistema, e soprattutto non togli le responsabilità ai media, perché se tu smetti di essere curioso, smetti di indagare perché le indagini non vanno bene, smetti di fare il lavoro tuo, ovvero di essere non il megafono del potere, ma di essere l'avversario del potere, diciamo, se tu non ti insospettisci quando, sì, quando accadono certe cose, allora delle colpe ce l'hai. Se tu non ti informi, se tu non studi, se tu non hai la cultura necessaria per affrontare la sfida che ti viene posta di fronte, insomma, è come quando più si evolve internet e più chi deve proteggere i sistemi di internet studia per cercare di impedire agli hacker di penetrare il tuo sistema, no? È uno studio continuo, cosa che, certo, i media non sono aggiornati, cioè sono rimasti al secolo scorso, quando il mondo è cambiato. Allora, tutte quante queste cose qui fanno sì che siano facilmente manipolabili, da una parte. Dall'altra, sono i media stessi che hanno i loro interessi, perché questo sistema, in questo sistema anche i media hanno un ruolo, perché attraverso diciamo i gruppi di interesse. Cioè, quello che secondo me bisogna smettere di pensare è ai paesi in quanto tali. Cioè, come, sì, prima ho parlato del gruppo che fa capo a John McCain, sì, il mondo è non più articolato, cioè è ovviamente articolato in paesi, ma ancora di più in bande. È come se fosse una grande guerra tra bande. E queste bande sono anche trasversali rispetto ai paesi, cioè abbracciano soggetti che sono di vari paesi. E diciamo, alcuni degli affiliati a queste banche sono alcuni grandi media, perché fanno parte di quei gruppi di potere che sono legati alle multinazionali, alle grandi finanze, eccetera, eccetera, che sono i primi a guadagnare da una situazione del genere. Quindi esiste anche, diciamo, un input interno al mondo dell'informazione. Esiste anche, appunto, esistono, non dico giornalisti corrotti, ma quantomeno i giornalisti conniventi. Però io propendo per sempre una cosa che in questo caso qui non è una cosa da prendere alla leggera, cioè l'ignoranza dei giornalisti. L'ignoranza non solo di ciò che accade nel mondo, ma l'ignoranza dello strumento che usi. Sì. Un uso improprio, evidentemente. Sì, un uso da è come se a un
senso, come dire, a una persona appunto molto ignorante gli si dà in mano una macchina molto sofisticata e sì, quella persona, non lo so, io ho mio padre che usa internet, usa il computer e così via, però al di là di scrivere in Word, mandare le email e fare poco altro non riesce a fare, no? Sì. E, però lui è cosciente di non saperlo fare. Immaginiamo una persona del genere che invece è convinto che il computer e internet sia quello. Sì. Margherita? Sì, sono d'accordo, però vorrei sottolineare il termine che Franco ha utilizzato, c'è molta ignoranza, e questo è importante perché adesso va molto di moda il giornalismo cosiddetto copia e incolla, si copiano le veline delle agenzie che ha citato Franco e non esiste quasi più il giornalismo investigativo. E per fortuna c'è comunque, perché altrimenti non sapremmo quello che effettivamente sappiamo e effettivamente anche Franco Fracassi si è recato nel posto e ha documentato molto bene la situazione. Questo si chiama fare giornalismo investigativo. Però purtroppo è vero, c'è molta ignoranza e questa, l'ignoranza secondo me è anche una connivenza che è molto pericolosa, ci danneggia tantissimo ed è la situazione sta peggiorando molto seriamente e questa ignoranza connivente potrebbe essere molto pericolosa appunto perché potrebbe portarci in una situazione di guerra da un momento all'altro, perché la situazione non è per niente tranquilla sui fronti siriani, ma non solo, stiamo vedendo in Nord Corea per esempio, stiamo vedendo le agenzie di stampa di oggi che ci dicono che ieri sarebbe stato lanciato un missile balistico intercontinentale che potrebbe colpire addirittura l'Alaska e le Hawaii. Noi però vorremmo andare lì e verificare chi ci sta dicendo che questo missile potrebbe veramente arrivare in Alaska o nelle Hawaii. Ma se fino all'altro giorno si diceva che il Nord Corea non aveva la possibilità di costruire dei missili se non che potessero arrivare solamente in Giappone, quindi al di là dell'angolo di casa, come mai adesso all'improvviso hanno una gittata così superiore? Sono cose che dovrebbero essere discusse, dovrebbero essere verificate, invece noi le stiamo prendendo come dati di fatto, cioè nel momento in cui accendiamo la televisione, ascoltiamo il telegiornale, non mettiamo più in dubbio niente, siamo abituati ad ascoltare, recepire e dire certo è così, non ci poniamo neanche più il dubbio, non siamo neanche in grado di farci venire dei dubbi, quindi questa ignoranza è una colpevolezza molto importante perché fa degenerare anche i nostri stessi cervelli. Certo, questa forma di passività, questo ascolto passivo senza analisi, senza critica, senza approfondimento, di sicuro rende non solo il sistema dell'informazione, come diceva il dottor Fracassi poc'anzi, vulnerabile, ma soprattutto noi fruitori dell'informazione siamo estremamente vulnerabili, ma è una debolezza che purtroppo abbiamo coltivato, sino a giungere al punto di recepire tutto in maniera assolutamente passiva e senza nessuno spirito critico. Purtroppo sono le 19.30, io avrei voluto rivolgere altre domande sia al dottor Fracassi che a te Margherita, spero che ci possano essere altre occasioni che voi vogliate accettare ancora una volta l'invito di Radio Saiuz e di Spazio Aperto. Sì, sì, volentieri. Volentieri, grazie. Grazie a voi per essere stati con noi. Margherita, io lo anticipo ai nostri ascoltatori, sarà una presenza assidua durante la parte finale di Spazio Aperto, ci darà appunto notizie e informazioni rispetto a quanto avviene, soprattutto naturalmente per quanto riguarda la situazione geopolitica. Per intanto io vi ringrazio di essere stati con noi, vi ringrazio soprattutto di averci dato un'informazione chiara e lineare, un'informazione che i nostri ascoltatori sicuramente avranno recepito con molta molta attenzione. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Grazie a voi, buona serata. Grazie Margherita.
Grazie a lei, dottor Fracassi. E io passo subito la linea, perché non voglio assolutamente ritardare, passo la linea a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti. Massimo? Sì, molto rapidamente. Dunque abbiamo infatti un aggiornamento. Veniamo al caso di Ilaria Alpi, Omar Hassan, il somalo che ha scontato 17 anni in carcere per l'omicidio di Ilaria Alpi e Mirja Hrovatin, è stato poi, lo ricordiamo, assolto definitivamente, chiede oggi un risarcimento di circa 12 milioni di euro. L'istanza è stata presentata dai legali alla Corte d'Appello di Perugia per l'ingiusta detenzione di Hassan, vittima di un errore giudiziario. Intanto c'è da aggiungere che la famiglia Alpi è pronta ad opporsi alla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Roma dell'inchiesta sulla morte della giornalista del TG3 e dell'operatore Hrovatin. Dunque, non c'è altro da aggiungere, non ho altre notizie in merito, se non che vi ricordo alle ore 22, sempre all'interno del programma condotto da Antonella Internò e Ugo Lombardi, appunto delle 22, che prende il nome di Osservatorio Antimafia, ci sarà la pagina dall'Istria, in collaborazione con Unione Italiana, Maurizio Tremulo. È tutto per il momento qui dalla redazione, vi restituisco la linea per la chiusura. Grazie a Massimo Bonella, grazie a tutti voi ascoltatori per averci seguito anche questo pomeriggio e vi do appuntamento alle 22 per l'appuntamento con Osservatorio Antimafia e sempre a mercoledì prossimo alle 18.30 per una nuova diretta di Spazio Aperto. Grazie a Ugo Moreno per averci assistito da Modena con la sua regia e grazie a Margherita Furlan che vedo ancora in linea con noi. Buona serata a tutti.